Piazza d'Estate 2022 a Castellara Grotte. Ieri sera, lunedì 8 agosto, in largo Porta Grande si è esibito Rocco Papaleo con uno spettacolo dal titolo Cost to Cost, primo appuntamento gratuito organizzato dalle grotte di Castellana. Rocco Papaleo torna in scena per condurre il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro canzone. Cost to Cost è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica. Ospite speciale Erika Mucchi, si è esibita con Rocco Papaleo. Sul palco Arturo Vagliante, pianoforte e altri tasti, Pierino Rondolone, bassi e contrabbasso, Davide Savarese, tamburi e suoni, Giorgio Tebaldi, trombone e ukulele. Per la circostanza abbiamo intervistato Rocco Papaleo. Prossimo appuntamento venerdì 12 agosto con Ermal Meta in concerto. Castellana Grotte con Rocco Papaleo, stasera uno spettacolo Coast to Coast, un'immagine che richiama ovviamente il tuo film Basilicata Coast to Coast, ma anche il viaggio per eccellenza da una costa all'altra degli Stati Uniti. Dove ci porterai stasera? Ah, da una costa all'altra, della mia storia e della storia dei musicisti che mi accompagnano. Cerchiamo di fare uno spettacolo di intrattenimento, divertente, se riusciamo anche poetico, musicale, cercando di emozionare il pubblico, insomma, che è l'obiettivo principale che ci poniamo ogni volta che saliamo su un palco. La musica è un po' un blues, come si colloca la Basilicata nel mondo del blues? Il blues è la musica più adatta al sud, no? Credo sia un'espressione del sud, questa malinconia leggera. Mi sento un po', mi piacerebbe sentirmi un bluesman, diciamo, no? In realtà la mia formazione è questa, e quindi ho seguito quell'istinto, quella indole, no? Di suonare. Io sono un chitarrista e mi è uscito il blues, insomma, lo swing, che sono comunque molto aderenti al mio modo di essere. Blues malinconico, swing che significa ondeggiare, to swing, quindi sono un tipetto così, un po' ondeggiante, sia come umore e sia proprio come movenze, direi. Quindi sono i generi musicali che più mi si confanno. Tu hai sempre alternato, diciamo, la recitazione anche con questi spettacoli musicali, ma dove ti senti più a tuo agio? Io sinceramente lo dico anche nello spettacolo, se uno mi chiedesse, no, ma tu che lavoro fai? Io direi di getto cosa mi sento, no? Mi sento un poeta, risponderei. Poi dire che di essere un poeta assomiglia poco a un lavoro, no? Per quanto dovrebbe esserlo, anzi sarebbe uno dei lavori più importanti nella nostra società. E poi dico che sono un cantautore, però in realtà mi mantengo facendo l'attore. Ma la mia attitudine è questa: palcoscenico, una band e raccontare con la musica, sì, diciamo, le luci. Quindi stasera è la serata perfetta. Beh, speriamo che di confermarlo, ma penso di sì, in realtà. Poi veniamo da una bellissima serata a Crispiano due sere fa, è stato veramente bellissimo. Poi, diciamo, per noi, penso anche per il pubblico, per come ci hanno applaudito, è stata una bella serata. Spero che stasera replichiamo alla grande. Speriamo, allora. Speriamo di sì, dai. Grazie. Grazie a te. Grazie.